I could do nothing but walk. And then, I saw me, walking in front of myself. But, it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Ragazzi, vi do il benvenuto in un altro episodio di PT. Avete potuto notare nella chiusura dello scorso video questo essere deforme che ci ha colto alle spalle. Oltre ad averci fatto spaventare parecchio, però ci ha dato un indizio per risolvere la stanza in cui eravamo bloccati. Questo essere, come avrete notato, non aveva un occhio. Ora, partendo dalla nostra deduzione iniziale, ovvero di essere nel limbo in cui si svolge gli eventi raccontati alla radio, ecco, potremmo dire che quella, quell'essere deforme, era la moglie. E come avrete notato, la moglie non aveva un occhio. In tutti i quadri, però, la moglie sembra avere gli occhi. Entrambi. Qua di profilo. Ecco, ora dobbiamo stare molto attenti perché lo spirito continua a bloccare. Ma c'è scritto George è uscito. E una X. Blu. Premiamo la X blu sul nostro gioco. Perdonami, Lisa. C'è un mostro dentro di me. Il feto nel bagno piange. Al quadro mancano ancora dei pezzi. Ne abbiamo trovato uno all'interno del menu di pausa. Il volto. Poi il suo indice scivolò sulla mia mano. Non sfidiamo il suo sguardo. I can hear them calling to me from. Anche stavolta l'enigma non è stato risolto. O forse sì.
Non possiamo vederci allo specchio. Ma perché? Un occhio ci fissa da quella fessura. Come se trasportassimo le lettere da una parete all'altra. Non mi mossi più nell'attesa inerte. Ora il ritratto dovrebbe essere completo. È mezzanotte. Ma manca ancora un frammento. I nostri movimenti si sono fatti rapidi, come quelli di uno scarafaggio, e i quadri ci fissano. Sono occhi quelli intorno a noi. È scoccata la mezzanotte e il senso di colpa ha preso possesso della nostra mente, conducendoci all'apice di questo delirio. Feto nel lavandino non v'è più. I nostri movimenti sono frenetici. Dobbiamo uscire di qua. Dobbiamo fuggire. Ma non vi è modo. Proviamo a calmarci. A riflettere, a ragionare. Ma è come se fossimo drogati. Se siamo scarafaggi, o almeno questa è la mia ipotesi, dove possiamo scappare? Dove possiamo fuggire per nasconderci? Grazie.
buco. Non tornare indietro ora. E non credo sia nostra intenzione farlo. Il nostro passo è tornato normale. Non siamo più drogati. Tutto sembra tornato nella norma. Se di norma si può parlare. È sempre mezzanotte. Evidentemente qualcosa è cambiato. Stavolta in maniera definitiva. Le speranze di uscire dalla porta d'ingresso ormai non vi sono più, ma sta succedendo qualcosa. Two zero four eight six three. 2048 63. 2048 63. 2048 63. 2048 63. Conoscendoti ero sicuro che avresti notato questo gioco e l'avresti scaricato. Non potrò mai e poi mai dimenticare quel giorno di 20 anni fa. Ti devo parlare, contattami. C'è. Un altro enigma senza soluzione. Ma forse scopriremo qualcosa di più. L'ultimo enigma. Nell'ultimo episodio di questa serie. Grazie per l'attenzione. Presto ci vedremo con lo sconvolgente finale di quello che è il capolavoro artistico, a parer mio, del 2014. Grazie, alla prossima ragazzi.